Iniziamo questo nostro momento di preghiera con quella nostra intenzione di accompagnare Gesù alla sua richiesta e pregare per la nostra interpretazione, per accompagnarlo nella sua solitudine, nella sua sofferenza. Chiediamo, Signore, forte grazia di poterlo accompagnare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale, dicendo: quello vi bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbi, e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. O Signore Gesù, cosa sia stato incalcato per te è difficile comprenderlo perché sfugge alle mani. La dolce presenza del Padre che ti aveva accompagnato da sempre si stava ora allontanando. E cosa voglia dire trovarsi improvvisamente nel deserto del proprio spirito, soli con se stessi, privati del sonno vero e dell'amore divino, supera qualsiasi struttura inimmaginabile. Le tenebre, come nubi minacciose, stavano ora avvolgendo completamente il tuo essere. La preghiera di quella notte si faceva sempre più pressante. Ciò che sarebbe accaduto lì a poco, ti stava dinanzi con i particolari del terreno di giudizio. Sì, l'agnello del morale doveva accettare fino in fondo l'opera per cui era venuto. Il tremendo peso su tutte le spalle umane, mentre il corpo si accasciava con l'ansia. Il male, nelle sue forme più cruente e malvagie, piovava tutto su di te. Lotta cruenta con la carne, procurava i suoi diritti, con le tenebre del male, che già si scagliavano su di essa, e con la lontananza del padre amoroso. Tempo di riparazione, dove angoscia e dolore incombevano pienamente sul corpo, sempre più accasciato, e il sangue scaturiva più sulla pelle e la purissima donna.
inutile come loro, sono appesantiti e la lunga dolorezza è grande. Signore, abbi misericordia di noi. Vogliamo fare silenzio nel nostro cuore mentre contempliamo i sentimenti che hanno attraversato il tuo animo in quella ora di dolore. Sino a Gerusalemme
San Francesco d'Assisi piangeva nel meditare le sofferenze di Gesù Cristo. Una volta mentre gli arrivava, gli venne chiesto che problema avesse, e gli rispose che piangeva per dolore e gli affronti dati al Signore, e si dispiaceva nel vedere gli uomini ingrati che non amano e non obbediscono. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. In quel punto, e nel tremendo incedere, ecco l'incontro con la tua mamma Martina. Ella era da attendere il figlio condannato a morte. Quale atto d'amore senti esprimere? Il curante del furore di popolo voleva essere più vicina, ma tremenda fu la sorpresa nel vederti in quello stato. Con gli occhi ormai privi di pianto, vide le ferite con il sangue che colava dalle spine, conficcate nel capo e dalla spalla. Vide il tremore del tuo corpo che fece danno e l'intenso dolore. E la stessa, inorridita da tanto, indebolita dalla notte insonne, dalle copiose lacrime e dal dolore di sapere il figlio condannato a morte, era lì. Non poteva abbandonare il figlio generato dal vento, il suo figlio. Nel suo sguardo di Gesù comprendesse l'intenso amore, la pietà, il desiderio di sostituirsi, se fosse stato possibile, al tuo sacrificio. La mamma, che da bimbo vibrava liberamente sul cuore, ora non poteva stringere tra le sue braccia. Vedendola così affacciata e addolorata, pronunciasti la parola che intendeva: mamma. Il tuo fu un grido del cuore, il traboccare di tanta sofferenza, amarezza e umano dolore, e la comprese tutto questo. E il suo cuore si unì a lui. Il suo dolce amore stillò con una goccia di bucciata su un petalo alzo dal sole e rispose: figli. O Gesù, figlio di Dio, nato da Maria Vergine Crocifisso per la salvezza degli uomini, tu che ben conosci il dolore delle mamme che assistono alla malattia e morte dei loro figli, abbi di pietà. Dolce amor mio, oh Maria.
apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare il divento. Disprezzato e deietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. La salita è sempre più lunga e ora il caldo si accumula alle altre avversità. Il tuo corpo Gesù è la tua strega e la sofferenza infligge ogni faccia. Colui che ha salvato, guarito, e questo la vita a tutti, come è lì, polveroso, insanguinato, con la corona di spine sul capo, trascinato con sommo piede come una testa di macello. Il peso della croce, come la sofferenza, è enorme. E tu, Gesù, procedi come puoi in modo da camice sempre più amaro, deciso però a averlo sin in fondo. Nella porta ecco colei che sente la luce del cuore, vede con la luce di verità l'agnello sacrificato e l'immensa sua sofferenza. E la verità posa i suoi occhi che pose sul tuo volto colorato. Potrebbe sollevarti dalle sofferenze, e ha ascoltato una voce che proveniva dal suo cuore. Si è lasciata condurre dalla luce ed è accorsa accanto alla sofferenza, a colui che radiava la luce, ma il suo sguardo si perde ora nell'oceano di dolore del trattato, e nulla muore. Allora, un gesto d'amore, ti asciuga il volto un viso di sangue scuro, non le è permesso nulla. Perché con prudenza i soldati l'hanno mutato. Il corteo riprende la salita, come che avvenne il calice a mano, che sarà bevuto più in fondo. Anche nel momento delle tenebre, quando il male agita il mondo, l'amore vince. La pia donna non ha ascoltato la morte, la condanna di sacerdote e la paura di essere punita. Signore Gesù, ti preghiamo perché ci aiuti ad avere compassione di ogni fratello che soffre di indigenza, la malattia fisica, la malattia psichica, la malattia morale, per i giovani che indirizzano la loro vita, drogandosi, bevendo o pensando solo al mero divertimento. Aiutaci ad aiutare e non aver paura
giorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui invoca Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbeuta di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Il corteo con me Gesù, che sei condannato, giunge nel posto riservato a queste esecuzioni. Ormai sei l'uomo di colore. Ecco la cima del monte dove sarà immolato. La croce è posta sul terreno che attende. Tolte le vesti, le piaghe si sono riaperte sul manto dolore al terreno. Ormai sei come una luce sul mare, in carità di mondo. Sperduto nel cielo. Trascinato sulla croce, hanno trafitto le tue mani, infine. Cosa ha significato per te sentirsi lacerare la carne? Non è possibile tradurlo a te. Il dolore, condotto dai nervi, è arrivato al capo in modo tremendo e devastante. Ogni fibra del tuo corpo sembra in distanza. Ora, ecco il tuo corpo sul mondo. La superficie è confusa, dura e dovunque il dolore. Le ferite, le spine nel capo e la marea che soffrire sale. La croce è innalzata ed è posta in uno scavo ben esposto. Tutto il tuo corpo è appeso ai trovi e il torace compresso rende difficile la respirazione. I tuoi accusatori sono lì, come lupi famelici annusano il sangue della presa in verità. Non soddisfatto esprimono il nome piace di vedersi martoriato, inchiodato e apparentemente indifeso. Per i loro schermi, Santa me stesso, avresti potuto ammontare o compiere un problema. Invece sei salito sulla croce, accettando di essere immolato per pagare il riscatto di tutti. Ora però comincia la vera agonia. Il tempo sembra non passare mai. Il tuo corpo lotta contro la tremenda sofferenza che è ben al di sopra della sopportazione. Quando appena indiverai in piedi la tua mano, l'apostolo come pietò. Ella soffriva e offriva con slancio, in quella bolgia di odio regalasse a medici accusatori ancora tanto da nulla. Padre, perdonami, perché non sanno come si fece buio come le tenebre del mare e dopo quasi 3 ore di agonia prendesti lo spirito al padre. Padre buono, Padre amoroso, accetta con il sacrificio di Gesù e con il suo sangue versato nelle creature. E allora
corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo ripose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Frattanto i sommi sacerdoti e i farisei andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Ora la morte sembra essere la caduta, dopo l'esalazione dell'ultimo respiro. Il corpo di Gesù rimane inerte e appeso alla croce. La lancia, sgranata con potenza e precisione, ha squarciato il costato ed è arrivata fino al cuore. Dalla profonda ferita è uscito sangue e acqua, rendendo visibile il suo cuore e fino all'ultimo del suo partito ha generosamente offerto il suo portato per lui. Giuseppe d'Arimatea richiede l'autorizzazione al procuratore romano per la salute di Bartolomeo. Ora Gesù, tu sei lì, apparentemente vinto e innante con gli accusatori e gli altri per la loro completa
chi ha voluto il nome di morire per il mondo di nuovo. Pensiamo quello che ci ha colpito, così lo possiamo fissare ancora di più nel nostro cuore, così domani stiamo con quel pensiero che ci ha colpito tanto. Preghiera finale. O Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo, accetta questo tempo che abbiamo voluto la seconda di noi, con lo stesso sviscerato amore col quale sopportate tutte le piaghe del tuo santissimo corpo, amo in pietà e a tutti gli infedeli vivi. Concedi la tua misericordia, la tua grazia, la remissione di tutti.